Mentre vi saluto, mi è molto naturale dire che è un grande dono essere qui, oppure altrove, in streaming. È proprio un grande dono poter ascoltare le parole di Maria Zambrano, filosofa, teologa, ma decidete voi, poi le definizioni non hanno molta importanza, soprattutto per lei. Bellissimo leggere la sua biografia sul testo che ci è stato dato e che comunque viene poi reso pubblico, perché è una donna che ha voluto ricordarci che si nasce per nascere. La vita è un continuo passaggio da una nascita a un'altra nascita, e ascolteremo parole tra l'altro proprio sulla esperienza quotidiana che tutti noi abbiamo del nascere, che è lo svegliarsi la mattina. Quindi mai attenzione fu più rivolta alla concretezza della vita. Chi di noi non si sveglia la mattina? Beh, tranne chi fa un turno di notte, ma in quel caso il risveglio è in un altro momento, ma c'è sempre. Quindi grazie a Matteo Galli, all'organo, Antonio Gargiulo, voce recitante, raccogliamo questo dono. Come sempre l'invito, se vogliamo darci una mano insieme, a scrivere all'indirizzo riportato ogni dove, info@levocilacita.it, proprio per raccogliere suggerimenti. In questo caso potremmo dire come la nostra esperienza quotidiana dello svegliarci la mattina, grazie ai tesori che possiamo condividere qui in Milano Centro, può essere e diventare sempre più un'esperienza di rinascita. Thank you.
Secondo Maria Zambrano, la nostra esistenza non si risolve semplicemente in fragilità, dipendenza, relatività, ma vale anche come apertura, trascendenza, libertà. Ciascuno di noi non è una statua, è un viaggio, con tutti i rischi di questo viaggiare fallibile e sovente disorientato. Vivere umanamente è andare nascendo. Si nasce, ci si sveglia. Il risveglio è la ripetizione della nascita nell'amore preesistente. Bagno di purificazione ogni risveglio e trasparenza della sostanza ricevuta, che in tal modo si va facendo trascendente. E l'esistenza sorta dalla pretesa di darsi un essere separato abbaglia e confonde l'individuo nascente, che senza di essa sarebbe come un'aurora, poiché nel nascere e per nascere non si richiede lotta, ma oblio, abbandono all'amore. Solo dà vita ciò che schiude il morire. Thank you.
svegliarsi nascendo o svegliarsi esistendo è l'alternativa che si offre inizialmente all'essere umano. E l'esistere lo strappa all'amore preesistente, alle acque primordiali della vita e al nido stesso, nel quale il suo essere nasce in modo per lui invisibile, ma non impercettibile. Tutto lo tocca in tale stato, un tutto che, se lo si lascia, si andrà dispiegando. E allora egli, colui che nasce a ogni risveglio, emergerebbe, per lievemente che fosse, in una specie di ascensione che non lo svelle da questo suo primo suolo natale, in questo luogo originario, che pare sia come un'acqua in cui l'essere germina e che non si può chiamare natura, ma forse semplicemente luogo di vita. Fine e principio sono indissolubilmente uniti in chi si concede al nascere, raccogliendo ciò che di ogni risveglio gli si offre senza lotta. Non c'è lotta nel lasciarsi sollevare dall'insondabile mare della vita. E non si sa se è nelle sue profondità o alla sua superficie che giunge la scintilla del fuoco che è insieme luce, che è quanto può mettere pienamente in moto la respirazione. Nel respirare, la prima cosa non può non essere l'inspirazione. Soffio che poi si trasmette in un sospiro, in quanto in ogni ispirazione qualcosa di quel primo fiato ricevuto rimane ad alimentare il fuoco sottile da esso acceso. E il sospiro si direbbe che vada a restituirlo ormai lavato da quel fuoco stesso che ha alimentato. Il fuoco invisibile della vita che sembra essere la sua sostanza, una sostanza formata a partire dalla prima ispirazione nel respiro iniziale e che
inafferrabile, incatena l'individuo che nasce col respirare della vita tutta e del suo nascosto centro. Indecisa, appena articolata, si sveglia la parola. Non sembra che riesca a orientarsi mai nello spazio umano, che va prendendo possesso dell'essere che si sveglia lentamente o istantaneamente. Poiché, se il risveglio si compie in un istante, lo spazio lo assale, come se lo avesse aspettato lì per definirlo, per fargli sapere che è un essere umano e basta. Mentre il fluire temporale, in ritardo sempre, rimane aderente all'essere che si desta, avvolto nel suo tempo, in un tempo suo che custodisce ancora senza cederlo. Il tempo nel quale è stato deposto fiduciosamente. E la parola si desta a sua volta dentro questa fiducia radicale che si annida nel cuore dell'uomo e senza la quale egli non parlerebbe mai. E si direbbe persino che la fiducia radicale e la radice della parola si confondano tra loro. O si diano in un'unione che permette alla condizione umana di emergere. Thank you.
allorché la realtà aggredisce colui che si sveglia, la verità lo assiste con la sua semplice presenza. E se così non fosse, senza questa presenza originaria della verità, la realtà non potrebbe essere sopportata o non si presenterebbe all'uomo col suo carattere di realtà. Dal momento che la verità arriva, ci viene incontro come l'amore, come la morte, e noi non ci rendiamo conto che ci stava assistendo ancor prima di essere percepita, che è stata innanzitutto sentita e perfino presentita. E così, della sua presenza si sente che finalmente è arrivata, che finalmente è comparsa e che questa sua comparsa è venuta generandosi oscuramente, segretamente, nel nascosto dell'essere in preda a sogni, come promessa di rivelazione, garanzia di vita e di conoscenza, da sempre. E così, svegliarsi come reiterazione del nascere è trovarsi dentro l'amore e senza uscire da lui, con la presenza della verità, proprio lei.